Saverio Tommasi, Ornella De Zordo. L'altra inchiesta. Molti muoiono a Firenze non avendo potuto nascerci, diceva Ennio Flaiano. Erano gli anni del boom economico, quando si riteneva possibile la crescita economica illimitata. Tutti belli e tutti ricchi. Ma un giorno ci siamo svegliati. Nel mondo più di 1 miliardo di persone soffre la fame. E dal 2008 al 2009 questa cifra è aumentata di 100 milioni. Di questo miliardo, più di 15 milioni di persone risiede nei paesi cosiddetti ricchi. Una contraddizione in termini. Milano, Roma, Palermo, Firenze. Firenze? Firenze. Basta un giro notturno. 3.500 persone per strada, di cui 40% italiani e 800 rom, dislocati in aree del centro storico, stazioni ferroviarie, giardini e periferie. Di crociar più o meno vanno e vengano, perché ogni tanto ne sparisce qualcuno e se ne accorgano solamente le persone che vivono appunto la città. Un giorno vivono sotto la stazione, giù nella galleria, c'è un gruppo che dorme proprio qui sotto il palazzo degli affari. La mattina quando si svegliano sul tetto degli uffici dell'ATAF vengono riposti tutti i materassi, coperte. Ce lo raccontano Fuori Binario, l'Aurora e il movimento di lotta per la casa. E ancora, 1.700 persone costrette alle occupazioni, di cui 350 con lo status di richiedenti asilo. A fronte di soli 353 posti di accoglienza ufficiale. E più di 2.000 alloggi sfitti. Dietro queste cifre ci sono storie e volti che il buon salotto cittadino vorrebbe nascondere. Clandestini o regolari, richiedenti asilo italiani, in costante aumento, romeni, marocchini, rom, donne con figli a carico soprattutto. Noi li abbiamo incontrati, ci hanno aperto le loro porte, mostrato i loro giacigli, i topi durante la notte. Nonostante tutto i sorrisi si allargano, le bocche parlano, raccontando storie. Come? Da dove venite? Siamo qui da 7 anni. Da 7 anni? Sì, l'ha fatto il governo italiano, non ha fatto niente per noi. Guarda come stiamo noi qui. Cuore come animali, siamo qui. Cosa volevi? Volevi, siamo come cuore come italiani, siamo la casa, la lavoro. Quindi anche lavoro noi. Cerchiamo per lavoro. Cerchiamo per lavoro e non posso prendere perché noi siamo zenghi. Camera. Noi camera. Ah, già che dico che ogni camera mi arrasa. Io lo so, ne so. Quella bambina, quella tu. Amico, fratello, eccolo, hai visto quella bambina? Ma parli poco. Dì che ti sei, no, mangiare? Eccolo, aspetta. Dimmelo. Non ce l'ho di soldi, non ce l'ho di mangiare, non ce l'ho di lavoro, non ce l'ho niente. Oh, salami di inchina che cosa? Vedo papà. Mania, non ce l'ho di casa buono. Tu vedere? Vedere, apri, papà il momento. Non ce l'ho di casa, non ce l'ho di lavoro, non ce l'ho di mangiare, non ce l'ho di soldi, non ce l'ho niente la Romania. Non ce l'ho di marito, mio marito sono morto, 5 bambini. Qua facciamo la doccia noi tutti, vedi qua. Guarda di questa punta, con tutti la testa spazio. Così fare la doccia? Fare così la doccia. Ehi, bella caraccia! Va bene? La tua butta, guarda dove onde stavi. Quella... Al vigile, lei ha fatto una muta. Noi crediamo nelle storie, le piccole storie che formano la grande storia. Ci abbiamo provato a raccontare gli sguardi, a vivere per un giorno vagabondi nella nostra città, mescolandosi e subendo sguardi di rimprovero.
chiedendo l'elemosina in piedi. Oppure seduti. Risultato: 0 euro. 0 euro? I vigili guardano e se ne vanno, lasciando bagagli di storie complicate alle loro spalle. E meno male che non ci hanno multato. Abbiamo cambiato mestiere, lavare i vetri delle macchine. A Firenze, dove il regolamento di polizia municipale lo vieta, costringendo anche i volenterosi all'accattonaggio o al furto. Ma nonostante un maestro d'eccezione, ma ha fatto soldi? Nulla, ha visto. E nonostante avessimo provato a diversificare l'offerta con una gara a incentivi, chi venderà più fazzoletti fra me e l'amica Rom? Il risultato è stato pessimo. Zero euro. Zero euro? Il pacchetto sicurezza voluto dal governo criminalizza i senza permesso di soggiorno, schedandoli penalmente e rendendo ancora più difficile l'uscita dalla marginalità. Essere poveri non significa solo mancanza di denaro, di beni, di viveri. Chi è povero non usufruisce di cure mediche adeguate, non ha accesso all'istruzione, non ha possibilità di trovare un lavoro e se lo trova sarà al nero. Eppure la terra produce cibo sufficiente per tutti. E a Firenze le case sfitte sono pari ai senza dimora. Ma davvero un comune non può fare niente di più? Non può attivare strutture di accoglienza? Combattere gli affitti al nero? Contrastare la rendita fondiaria? Perché la città è solo spazio in vendita? È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Articolo 3 della Costituzione italiana. Se ti dico che la città a cui tende il mio viaggio è discontinua nello spazio e nel tempo, ora più rada, ora più densa, tu non devi credere che si possa smettere di cercarla. Italo Calvino. Saverio Tommasi, Ornella Dezzorto. L'altra inchiesta.